Buongiorno e ben ritrovato. Oggi parliamo del cambio d'acqua in acquario. Ma lasci prima che mi presenti, per te che magari è la prima volta che stai guardando uno di questi video. Sono Libera, insieme a Vincenzo ci occupiamo di acquariologia nel modo naturale, possibile, quindi allestire una vasca con piante, rocce e tronchi veri. E anche di consigliare proprietari di cani e gatti su come gestire al meglio il proprio amico a quattro zampe, quindi dando consigli su tutto ciò che può servire. Allora, tu che hai questo hobby dell'acquariologia, inizi il tuo percorso in questo mondo sommerso. La prima cosa che ti inizi a chiedere, ma io ho letto oppure mi hanno detto, che poi regolarmente si fanno cambi d'acqua, oppure l'acqua non si cambia mai, o ancora l'acqua la devo cambiare una volta a settimana, ogni 15 giorni, una volta al mese, mai la devo solo rabboccare. Insomma, ci sta una tale confusione sul cambio d'acqua che sto qui oggi a spiegartelo. Ognuno ha una propria idea. La mia idea è ben diversa rispetto a quelle che si possono trovare in giro. Il cambio d'acqua in acquario è indispensabile, anche se c'è qualcuno con l'idea di non cambiarla. Più seguendo il video capirai perché il cambio è indispensabile. Naturalmente i cambi d'acqua quando vengono fatti aiutano non solo a rigenerare, quindi a ossigenare l'acqua, ma soprattutto ad abbassare alcuni agenti inquinanti che si formano con piante e con pesci. Io, a mio parere, credo che l'acqua che si trova in quattro vetri è ben diversa da un'acqua che noi possiamo trovare in un fiume o in un lago. Mentre nel fiume e nel lago la corrente lascia ossigenare l'acqua e quindi l'acqua man mano si cambia, nell'acquario chiuso questo non avviene. Sì, ma però io ho il filtro, giusto, hai il filtro. Il filtro ha doppia azione, quella meccanica e quella biologica. Allora, quella meccanica avviene attraverso le spugne. Cosa succede? Che le spugne intrappolano tutti i materiali, le scorie grandi. Quello biologico è composto dai quei tubetti bianchi che vedi, tipo i tubetti della pasta, che vengono chiamati cannolicchi. Attraverso questi cannolicchi, che hanno dei microfori, si vanno a insediare i batteri e ci sono batteri buoni e batteri cattivi. Nei cannolicchi si insediano i batteri buoni. Questi batteri buoni servono per far maturare l'acquario e quindi per aiutare l'ecosistema a stare meglio. In acquario, attraverso scorie di pesci o di piante, si forma l'ammoniaca. Questi batteri prendono quest'ammoniaca e formano un ciclo fino a farlo raggiungere i nitrati. Sì, ma io ho letto che i nitrati sono cattivi. È vero, i nitrati in una concentrazione molto eccessiva sono dannosi per i nostri pesci. Però, se abbiamo un livello di nitrati basso, questo significa che l'acquario comunque va bene. Allora, cosa significa cambiare l'acqua? Ogni volta quando si deve cambiare l'acqua? Io consiglio di farla almeno una volta al mese. Facciamo alcuni esempi. Hai una vasca con un pesciolino rosso. Ogni giorno sei costretto a cambiare l'acqua. Questo perché succede? Perché nel pesciolino rosso, nella vaschetta, anche se non è la mia idea di far crescere un pesciolino rosso nella vaschetta, l'acqua va a mancare l'ossigeno, quindi e si sporca, si vede sul fondo che i rifiuti dato dal pesce. Quindi ogni 1 o 2 giorni siamo costretti a pulirlo, così in un acquario con pesci molto grandi e con poco spazio. L'acqua deve essere cambiata, ma se abbiamo un acquario con solo vegetazione, la possiamo cambiare
una volta al mese o anche ogni 15 giorni. Questo perché? Perché attraverso l'integrazione e il cambio d'acqua noi diamo sostanze nutritive alla fauna e alla vegetazione, quindi integriamo i sali minerali che aiutano a far crescere sia i pesci, come prendiamo ad esempio gli avanotti dei guppi, oppure le piante che hanno crescita molto rapida, molto lenta. Le piante a crescita lenta hanno bisogno di nutrienti, quindi più nutrienti diamo, più la loro rigogliosità aumenta e quindi aumentano anche a crescere. Secondo motivo, perché cambiare l'acqua? Perché abbiamo detto che in acquario si forma l'ammoniaca, che è molto tossica per i pesci. Quindi, cambiando il cambio d'acqua, noi abbassiamo ulteriormente questo livello di ammoniaca e diamo la possibilità di avere questi nitrati in modo veramente ridotto. Ancora, è un aiuto a prevenire le alghe. La maggior parte delle volte, quando l'acqua non è pura, tra virgolette pura, si hanno la formazione di alghe. Cambiare l'acqua aiuta a prevenire le alghe. Io dico sempre ai miei clienti, quando mi chiamano o mi contattano, ho questo problema nell'acquario, vedo che i pesci iniziano a respirare in modo grave. Hai l'aeratore? No? Prima cosa da fare, un cambio d'acqua, oppure spostali, mettili in un'altra acqua. E questo è un cambio d'acqua. Questo serve proprio appunto a far sì che il pesce o la pianta possa respirare e non possa morire. Detto questo, ti mostro in breve come si fa un cambio d'acqua. Per il cambio d'acqua abbiamo bisogno di un secchio e di un sifone. Abbiamo bisogno poi di un'acqua che può essere o acqua osmotica o acqua del rubinetto. Dipende sempre dalla flora e dalla fauna che abbiamo all'interno della nostra vasca. Acqua del rubinetto, se usi quella, la lasci decantare 24-48 ore e poi aggiungi un po' di biocondizionature. Se invece usi acqua osmotica, l'acqua osmotica è priva di materiali pesanti, quindi è adatta a pesci che hanno bisogno di un'acqua più tenera. Vediamo insieme come si fa il cambio d'acqua. Io già ho preparato tutto giusto per mostrarti velocemente nel video come si fa. Per prima cosa, all'interno della vasca dobbiamo staccare termoriscaldatore e pompa. Poi, attraverso un semplice sifone, molto semplice e per me è uno dei più utili, andiamo a pescare tutta l'acqua. In questo modo sifoniamo anche il fondo da eventuali sporcizia che troviamo. Quindi la sporcizia che possiamo trovare, che cos'è? Rifiuti di mangime, oppure praticamente i rifiuti che fanno i pesci. Si vede nel secchio i rifiuti che stanno scendendo? Ok, io in questo momento stacco un po' per farti notare giusto come si fa la manutenzione del cambio d'acqua e poi dopo io continuo. Come puoi vedere, in un altro secchio, ho messo il secchio, non ho messo una tanica, ti mostro che ho messo l'acqua a temperatura, quindi con un termoriscaldatore all'interno. Perché? Perché quando si fa il cambio d'acqua abbiamo bisogno della stessa temperatura da mettere all'interno della vasca, perché tipo in questo periodo fa molto freddo, se noi andremo a aggiungere un'acqua fredda, quindi non ha la stessa temperatura del nostro acquario, tipo 24-26 gradi, ma l'acqua è tipo 15 gradi o di meno, possiamo recare danni ai nostri pesci, come ad esempio l'ictio, la malattia dei puntini bianchi. Spero che questo video ti sia stato interessante e utile.
Quindi, ricapitolando, quando bisogna fare un cambio d'acqua, il cambio d'acqua non c'è un limite per farlo, ma bisogna assolutamente farlo. A mio parere, una volta al mese, se l'ecosistema è buono, si può fare, oppure ogni 15 giorni è ancora meglio. Un saluto e un abbraccio a tutti voi.